Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo del referendum sulle trivelle del prossimo 17 aprile, un referendum cui le associazioni ambientaliste, per il quale le associazioni ambientaliste chiedono di votare sì, lo hanno ricordato anche stamani nel corso del flash mob che è stato organizzato a Pescara. Vediamo il servizio. Vota sì! Vota sì! Un flash mob per ricordare di votare sì al referendum abrogativo sulle trivelle. Si parla di imporre un limite temporale alle concessioni delle piattaforme entro le 12 miglia. A questo saranno chiamati al voto i cittadini il prossimo 17 aprile, a scendere in piazza a Pescara, Lega Ambiente, WWF e anche i rappresentanti della Croazia venuti a smentire notizie false proprio sul caso petrolio. E quello che noi continuiamo a dire è scegliete il futuro. Scegliete il futuro che è fatto anche di nuovo lavoro, ma è un lavoro pulito, trasparente, in cui l'interesse collettivo è garantito. Basta con le trivellazioni, con le estrazioni di gas e petrolio, stiamo parlando di pochissime quantità che assolutamente non incidono né sulla nostra qualità di vita né sull'economia del paese. Si tratta invece di puntare sul solare, sull'eolico per creare nuovo lavoro. È proprio di questi momenti la notizia che anche la Francia rinuncerà alle trivellazioni dopo la Croazia. Governo Renzi, portaci nel futuro, basta con i fossili. E allora quali sono i messaggi degli ambientalisti per i cittadini? E invitiamo a votare sì perché si tratta di ristabilire in maniera chiara che le concessioni per le trivelle a mare entro le 12 miglia devono avere una data di scadenza, non possono essere senza fine, e poi perché bisogna fare un primo passo fondamentale verso il rispetto di quegli accordi che abbiamo preso a Parigi, come Italia insieme ad altri 180 paesi. La Croazia oggi viene a manifestare a Pescara per esprimere quello che forse in qualche modo vuole essere ancora di più sottolineato. Siamo oggi qui le associazioni ambientaliste che vengono da tutti i paesi, dunque dai 5 paesi che si affacciano sull'Adriatico per dare un supporto alla battaglia dei cittadini italiani contro le trivelle. Ci siamo accorti che c'è in corso una campagna di bugie incredibili per quanto riguarda la situazione in Croazia, tipo che la Croazia ha delle trivelle, dei progetti in corso. E le uniche trivelle che ci sono quelle nel nord Adriatico, ci sono 19 per l'estrazione del gas e di proprietà della Eni. Forza Italia attacca la regione sul caso del referendum sulle trivelle. A parlare è il deputato Fabrizio Di Stefano che denuncia l'assenza di iniziative da parte dell'amministrazione regionale ad una settimana dal voto. Ambiguità della Regione Abruzzo sul caso Trivelle. A parlare Forza Italia che sottolinea l'assenza di iniziative da parte del governo regionale a una settimana dal voto, ricordando che l'estrazione di idrocarburi prevista davanti alle coste abruzzesi garantirebbe solo l'8% del fabbisogno nazionale, facendo guadagnare royalties bassissime a fronte di un rischio ambientale molto alto. Noi stiamo mobilitando tutte le nostre strutture per invitare la gente a recarsi alle urne e votare sì al referendum. Coerentemente con una battaglia che abbiamo fatto ormai da anni, sempre dalla stessa parte e sempre con le stesse tematiche. Viceversa, vorremmo sapere che cosa fa il Partito Democratico del Presidente D'Alfonso, che non soltanto non rispondono alle interrogazioni e agli ordini del giorno del Consiglio regionale, ma che aveva addirittura fatto quella vergognosa retromarcia di ritirarsi dal quesito referendario che oggi andremo a sostenere e a votare il 17. La bufera non passa, noi alzeremo i toni in questa settimana, faremo manifestazioni in tutto il territorio, sperando che la sensibilizzazione sia massima e conseguentemente anche l'affluenza alle urne. Ma qualora non dovesse succedere questo e qualora vergognosamente il PD riuscirebbe nel suo intento di far saltare il referendum, si capirebbe le motivazioni. Tempa Rossa penso che sia quanto mai caduta a proposito per far capire da che parte sta il Partito Democratico. E restiamo in tema, referendum sulle trivelle, con la presa di posizione anche del Movimento 5 Stelle che annuncia presidi nelle piazze d'Abruzzo in attesa appunto della consultazione referendaria.
Movimento 5 Stelle che scende in piazza per informare i cittadini sulle attività svolte, sui referendum, su tutto ciò che è giusto sapere alla luce di quello che sarà un voto per i cittadini importante. Esatto, è una grande stagione referendaria che si sta aprendo per gli italiani, perché il 17 aprile sarà un appuntamento importante per dire no a questa politica energetica, per dire no al governo delle lobby che è quello, appunto, il governo Renzi. Inizierà anche la campagna di raccolta firme per il referendum sociale del 2017. Referendum su scuola, inceneritori, ambiente, Italicum, su alcuni dei provvedimenti peggiori di questo governo. Quindi è un'occasione importante per i cittadini per sperimentare la democrazia, per praticare la democrazia e quindi mettere in pratica e mandare a casa il governo Renzi. Dove saranno i luoghi principali di incontro? Pescara poi? Pescara, L'Aquila, Teramo, Chieti, tutti i centri che andranno al voto dove abbiamo già degli eletti. Insomma, ci saranno tantissimi banchetti da sabato e domenica, questo per i prossimi 3 mesi, quindi l'appuntamento il 17 aprile è importantissimo, inviteremo tutti ovviamente, che spiegheremo per le ragioni per cui bisogna andare a votare al referendum e inizieremo a raccogliere firme per il referendum sociale del 2017, un altro appuntamento importantissimo per mettere in crisi questo governo scandaloso. Una sentenza fantasma, quella del Consiglio di Stato sul caso dei vettori, a scoprirlo la Filt CGL che oggi annuncia una lettera aperta a tutti i capigruppo del Consiglio regionale per discutere del rischio del trasporto pubblico locale alla luce del vuoto normativo della Regione Abruzzo. C'è una sentenza che ha dato ragione ad un operatore privato, secondo la quale un operatore privato può liberamente, sulle tratte commerciali, quindi non contribuite dalla Regione, attivare un servizio. Noi avevamo contestato questo servizio di natura commerciale perché è già servito con il TPL, cioè con il trasporto pubblico locale, perché ci sono abbonati, ci sono pendolari, ma il TAR prima e il Consiglio di Stato dopo hanno ritenuto che invece ci vige in questo caso la regola del libero mercato. Sono queste le dichiarazioni che stanno sollevando polemiche tra sindacati e Regione Abruzzo nel tavolo svoltosi il 23 marzo scorso, alla presenza del presidente TUA, Luciano D'Amico, del consigliere con deleghe trasporti, Camillo D'Alessandro, e i rappresentanti dei sindacati. Era in discussione il rischio che un vettore privato si mettesse in concorrenza al trasporto pubblico locale, sovrapponendosi alle corse regionali a prezzi stracciati. 1 euro per la tratta L'Aquila-Roma, con tanto di foto dei mezzi pronti nel deposito di L'Aquila. La richiesta dei sindacati alla Regione è stata quella di intervenire per colmare il buco normativo che aveva lasciato spazio ai vettori privati. Per i sindacati era chiara la responsabilità della Regione per non aver legiferato in merito di piano regionale trasporti, programma triennale dei servizi e piano dei servizi minimi, consentendo dunque al vettore privato di ottenere un giudizio favorevole alquanto scontato da parte della magistratura. Nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni, il consigliere D'Alessandro parla di una sentenza del Consiglio di Stato che ha di fatto confermato il giudizio espresso dal TAR. La Filt CGL va alla ricerca di quel documento e scopre invece che quella sentenza non è mai esistita. In definitiva, scrive in un comunicato, sembrerebbe che il vettore privato stia attualmente operando su tratte oggetto di contribuzione regionale senza le opportune autorizzazioni. La questione diventa un caso. Perché D'Alessandro ha fatto quelle dichiarazioni? Un'informazione falsa che alla luce dei fatti renderebbe illegittima la presenza del contestato vettore low cost. Per tali ragioni la Filt CGL Abruzzo, unitamente alla Confederazione regionale, sta predisponendo una lettera aperta indirizzata a tutti i capigruppo presenti in Consiglio regionale affinché si torni ad affrontare subito la discussione, compreso il rischio di danni economici al settore dovuto all'ingresso di competitors privati. Ed è arrivata sull'argomento la replica del consigliere regionale delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro. Nel corso dell'ultima riunione i sindacati, in particolare la CGL, dice D'Alessandro, mi ha riferito circa la possibilità dell'esistenza di una sentenza di conferma da parte del Consiglio di Stato. Nel corso della riunione ho chiarito che non avevamo le carte, ma ho dato per scontato, per certa, l'informazione. Ai fini pratici non cambia nulla, nel senso del lavoro che deve fare la Regione Abruzzo, ovvero fare la legge sui servizi minimi, quasi pronta. Spero che dopo le procedure in corso di conflitto e di confronto da parte dei sindacati, conclude D'Alessandro, si potrà tornare a ragionare con serenità. Di certo loro non sono padroni dell'azienda, così come non lo siamo noi, ma lo sono i cittadini utenti.
E andiamo avanti, 10 anni e 3 miliardi di euro necessari per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico, lo rivela Paolo Esposito, responsabile dell'ufficio per la ricostruzione. La ricostruzione post-sismica dei 56 comuni terremotati abruzzesi durerà in media altri 10 anni. Non è una profezia, ma un sensato cronoprogramma calcolato dal titolare dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dei Comuni, Paolo Esposito, sulla base dell'attuale ritmo di approvazione dei progetti e di apertura e chiusura dei cantieri. Ad oggi, al ritmo attuale di emissione a contributo e con il ritmo attuale di apertura cantieri, abbiamo stimato un dato di 2022-23 per la concessione contributo e un paio di anni dopo per la chiusura cantiere. Ovviamente è un dato medio, ci sarà qualche comune che finirà prima, qualche comune che finirà dopo. La strada è ancora lunga, ma è percorribile, insomma, in 7 anni, snocciola altri dati Esposito, oltre il 20% della ricostruzione post-sismica può dirsi conclusa, visto che sono state riparate 4.126 abitazioni inagibili su 23.240. Nei comuni fuori crateri, invece, i cantieri sono stati riconsegnati in 1.165 abitazioni su 3.008. Una grande opera costata finora 1,4 miliardi di euro e che per essere conclusa ha bisogno di altri 3 miliardi. Noi abbiamo diversi indici, diversi report. Guardiamo se un comune ammette la capacità, diciamo, di impegnare la spesa rispetto a quanto gli è stato dato, perché in passato c'era una preassegnazione, oggi si va al puro tiraggio, e poi la capacità ovviamente a valle di aprire i cantieri. Sicuramente rispetto a 2 anni fa il numero di comuni che hanno cominciato a marciare velocemente è maggiore, continuiamo a avere delle aree di criticità nel teramano e sparsi un po' in Valle Aterno o in Valle Subequana. Ma ha senso ricostruire interamente questi paesi anche se comunque tra 10 anni chissà se saranno popolati, visto la popolazione invecchia e soprattutto non ci sono condizioni di lavoro economiche per consentire un reinsediamento dei giovani? Beh, questa domanda ha fatto a me che cerco di mandarla avanti, è chiaro che io in questo sono sempre molto ottimista, spingo molto le amministrazioni ad accelerare il processo perché c'è il rischio dello spopolamento di fronte a una certezza dei tempi. Un tir, una motrice ed altro materiale sono stati rubati la notte scorsa da un deposito della società Toto Costruzioni nella zona industriale di Chieti Scalo. Il valore della refurtiva deve essere ancora quantificato, ma è ingente. Per risalire agli autori del colpo, scoperto questa mattina, sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Chieti. Preoccupa il caso della discarica sequestrata 2 giorni fa dalla Guardia Costiera di Pescara a Montesilvano. A intervenire quest'oggi il Presidente della Commissione Vigilanza, Antonio Agliano, che chiede l'avvio immediato delle operazioni di bonifica del sito contaminato. Preoccupa il caso della discarica sequestrata a Villa Carmine, preoccupa la situazione ancora non chiara dei danni arrecati al territorio, alla fauna e all'ambiente e delle conseguenze che queste potrebbero portare alle persone, pensando alle coltivazioni, alla fauna marina e al bestiame da allevamento. Purtroppo da 30 anni Montesilvano e le zone limitrofe scontano l'inefficienza di amministratori, l'incapacità di amministratori, pronti sempre a rassicurare in costanza di campagna elettorale, ma giammai ad offrire soluzioni concrete. Noi in realtà abbiamo deciso di dare un cambio di tendenza a questo trend che la politica purtroppo ha assunto oramai da troppo tempo a discapito dei cittadini. E quindi oggi siamo qui in piazza con tecnici, in particolare Gianluca Milillo, per offrire delle soluzioni concrete finalmente dopo 30 anni, ma in particolare dopo 10 anni in cui le amministrazioni sono state completamente latitanti. Si sta procedendo ad una bonifica del sito e nel frattempo il sindaco di Montesilvano ha subito emesso un'ordinanza restrittiva sull'acqua. Si procede con attività precauzionali e si attende l'esito delle analisi. Il problema di fondo è che, come tutte le discariche che originano negli anni 70, il materiale messo all'interno di natura molto eterogenea, non esisteva comunque un tipo di selezione all'epoca, quindi il percolato come sommatoria degli elementi che possono trovarsi all'interno può avere una delle nature più eterogenee in assoluto e quindi non possiamo ancora sapere quale potrebbe essere il diretto impatto sulla fauna, sulla biodiversità e sulla salute pubblica. Per quello un'attività cautelativa presa da parte del sindaco ci sembra molto coerente.
Via le restrizioni su frutta e verdura dopo l'incendio all'Italpannelli. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR rassicura sull'esito delle analisi sui prodotti ortofrutticoli. Nessun pericolo per la salute dei consumatori. Per questo motivo sono state revocate le ordinanze che vietavano il consumo di verdure, ortaggi e frutta e l'utilizzo di acque sotterranee per irrigare nella zona dell'Italpannelli, l'azienda di Ancarano andata a fuoco lo scorso 29 marzo. È quanto emerge dai 28 campionamenti effettuati dall'azienda sanitaria unica regionale di Ascoli. Prescrizioni sostituite con semplici indicazioni sanitarie da adottare per cautela, che in buona sostanza si limitano al lavaggio accurato con acqua potabile di verdura, ortaggi e frutta, con il consiglio di eliminare la buccia da quest'ultima. Restano invece i divieti nel raggio di 5 km sul pascolo degli animali e sulla loro alimentazione con foraggio eventualmente esposto alla ricaduta dei residui della combustione. Divieto che permane all'interno della cosiddetta zona rossa, che sarà revocato non appena saranno resi noti gli ultimi campionamenti effettuati il 6 aprile. Intanto l'inchiesta va avanti, i due operai di una ditta esterna impegnati in operazioni di saldatura su un soppalco sono stati iscritti sul registro degli indagati. Un atto da parte del sostituto procuratore Stefano Giovagnoni, titolare dell'inchiesta, che conferma ancor di più come l'ipotesi iniziale dell'incendio, partito proprio a causa del lavoro effettuato dai due operai, sia quella più credibile. Buone notizie invece riguardo le condizioni di salute del vigile del fuoco di Bellante, rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento del rogo. Il 39enne è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini di Teramo dopo essere svenuto ed aver battuto la testa, ha riaperto gli occhi. I medici hanno interrotto il coma farmacologico per vagliarne pian piano le condizioni, ma lo tengono ancora sedato per non affrettare i tempi. Nelle prossime ore, in caso di riscontri positivi, i medici proseguiranno nel renderlo sempre più vigile. I carabinieri della stazione di Notaresco, nel Teramano, hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio Massimiliano Sincero, 42enne, residente proprio a Notaresco. I carabinieri lo hanno fermato nei pressi di un bar del centro e lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina. Nella perquisizione all'interno dell'abitazione dell'uomo sono stati rinvenuti altri 60 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il taglio dello stupefacente. Per il confezionamento, oltre a 5.700 euro in contanti. Sarà il celebre scrittore Federico Moccia a presiedere la giuria della sesta edizione del premio internazionale D'Annunzio, che si svolgerà a Città Sant'Angelo. Ai nostri microfoni ha raccontato la difficoltà di pubblicare il suo primo successo e ha rivolto un invito a tutti coloro ancora in attesa di consacrazione. È l'aspetto umano a contraddistinguerlo. La sua prima domanda è: come ti chiami? Cerca un rapporto diretto, immediato, senza fronzoli, sovrastrutture. Si presenta in punta di piedi Federico Moccia, che quest'anno ricoprerà il ruolo di presidente di giuria della sesta edizione del premio internazionale di narrativa e poesia Gabriele D'Annunzio. Proprio lui che racconta quante barriere abbia incontrato prima del suo grande successo. Spiega ai nostri microfoni: nessuna casa editrice crede che quello che avevo scritto in 3 metri sopra il cielo fosse accaduto davvero. Mi fa piacere avere la possibilità, in questa bellissima città di Pescara e legato a Gabriele D'Annunzio, il fatto di poter dare un premio che possa in qualche modo spingere, ma anche la curiosità sinceramente di conoscere dei nuovi scrittori, quindi per me avvicinarmi a dei testi che arrivano così come fu il mio quando lo mandai a tutte le case editrici e che nessuno lo voleva pubblicare, secondo me è una grande curiosità. Scrivere per esprimere se stessi, scrivere superando le paure di piacere o di essere vulnerabili. Il premio D'Annunzio sarà per lui l'occasione di giudicare il lavoro di tanti, tantissimi scrittori in cerca di pubblico. Secondo me uno scrittore deve essere comunque fiero del suo lavoro, non deve aver paura. Anzi, a volte la condizione di pensare eccessivamente agli altri può diventare un limite per il piacere, come diceva lo stesso D'Annunzio, dello scrivere. Da scrittore a giudice, un capovolgimento di ruoli che in questa occasione diventa uno strumento per lanciare un messaggio di incoraggiamento a chi ancora non ha ottenuto l'ambita consacrazione. Non perdere mai l'entusiasmo che ti porta ad attraversare quella pagina bianca facendola diventare improvvisamente viva, piena di colori, di racconto, di storia, di dolore,
di felicità, di sofferenza, e quella di vincere un d'annunzio d'oro, perché no? Ed ora apriamo la pagina sportiva e lo facciamo con i risultati della Serie B che andiamo a vedere. Ascoli-Cagliari 2-1, Avellino Pescara giocata ieri 1-3, Brescia-Perugia il posticipo di lunedì, Cesena-Vicenza 1-1, Como-Provercelli il posticipo di domani alle 17.30, Livorno-Bari 1-2, Modena-Trapani 1-4, Salernitana-Latina 3-2, Spezia-Novara 1-0, Ternana-Crotone 1-2 e Virtus-Lanciano, Virtus-Entella 1-2. Terza sconfitta consecutiva per la Virtus, vediamo la classifica con questi numeri. Crotone che allunga in vetta 73 punti, Cagliari che oggi ha perso 68, poi Bari e Spezia 57 punti, Trapani 56, Cesena e Pescara 55, Novara e Virtus Entella 54, Brescia 50, Perugia 47, Ternana e Avellino 44, Ascoli 42 punti, Latina e Virtus Lanciano 39 punti, poi Provercelli e Vicenza 38 punti, 36 punti per il Modena, 35 per la Salernitana, 33 per il Livorno, chiude il Como con 27 punti. Spazio agli highlights della gara del Biondi di Lanciano, dunque come detto terza sconfitta consecutiva, non sono questi chiaramente gli highlights della partita perché si riferiscono a una gara precedente, questa sì vinta dalla Virtus Lanciano. Come detto, terza sconfitta consecutiva per una Virtus che oggi si presentava senza lo squalificato Gaetano Vastola, ma con il rientrante di Francesco che è andato anche in gol, confermati al centro della difesa Rigione Amenta, Aquilante a destra, Di Matteo a sinistra, poi Vitale, Rocca e Bacinovic in mezzo, Di Francesco e Marilungo a sostegno di Ferrari. Nella Virtus Entella mancavano Masucci e gli squalificati Keita e Troiano, tornava dopo le 5 giornate di squalifica Palermo, in attacco Cutolo a sostegno di Caputo e con Costa Ferreira alle spalle. Cutolo, giocatore uno dei più in forma del momento e lo dimostrerà purtroppo per la Virtus Lanciano anche nel corso di questa partita che inizia male per i colori rossoneri. Subito su un calcio d'angolo, colpo di testa di Jacoponi, cranio devia sulla traversa, poi mischia furibonda fino a che Pellitzer di forza non sovrasta Rigione e tocca la palla di testa, mandandola in fondo al sacco nonostante un estremo tentativo di Alessio Cragno. Dunque dopo 4 minuti Virtus Entella già in vantaggio. Entella che insiste con questa discesa e tiro sopra la traversa di Pedro Costa Ferreira, l'ex Teramano. Poi il pareggio della Virtus Lanciano, tocco di Vitale, inserimento di Francesco, sventola dal limite, palla sotto la traversa, incenerito Jacobucci. Rivediamo il tocco di Vitale che poi finisce a terra, sorprende Ceccarelli di Francesco e va alla conclusione potente sotto la traversa, nulla da fare per Jacobucci che resta pietrificato. Poi la Virtus Lanciano che ci prova ancora una volta con Rocca, palla che finisce fuori di un soffio. Il pareggio di Di Francesco era arrivato al 12° minuto e qui siamo all'azione che porta al tiro Cutolo con Cragno che presidia bene il suo palo e devia in calcio d'angolo. Poi dal rilancio del portiere Jacobucci, scatto di Caputo contrastato da Di Filippo che era entrato al posto dell'acciaccato Rigione, scarico di Caputo per Cutolo, gran botta con il piede preferito, il sinistro, e palla sotto la traversa per il nuovo vantaggio della Virtus Entella. L'assist di Caputo, un po' morbido qui di Filippo, saltato secco da Caputo, l'assist e il gol di Cutolo. Sarà una partita stregata per la Virtus Lanciano che nella ripresa perderà Bacinovic per espulsione e avrà due ammonizioni pesanti. Intanto Cragno si rifugia in calcio d'angolo ed evita una terza capitolazione alla sua squadra. Ancora in contropiede la Virtus Entella, triangolo Caputo, Cutolo, Caputo, parata con i piedi di Alessio Cragno. Entra Bonazzoli, esce Rocca, Virtus d'assalto nell'ultima mezz'ora, ma è ancora la Virtus Entella a rendersi pericolosa di rimessa, sempre con Agnello. Cutolo che entra in area, prova a piazzarla, ma Cragno fa buona guardia e blocca la conclusione. Cross di Aquilanti, svetta Ferrari, poi cerca qui una rovesciata Federico Bonazzoli, palla sopra la traversa.
Ancora la Virtus Lanciano con la sventola di Vitale, forse tocca Iacobucci, palla che si stampa contro il palo, gran parata di Iacobucci sul tiro meraviglioso di Vitale, ma ancora la Virtus Entella, punizione di Cutolo poco prima della sua sostituzione, palla a fil di palo e qui siamo all'espulsione di Bacinovic che atterra in questo modo un avversario, ovvero Costa Ferreira, rosso diretto per lui. Nel frattempo erano arrivati anche i cartellini gialli per Aquilanti e per Amenta, entrambi diffidati salteranno il match di Latina. Ci prova anche Turchi, è stato l'ultimo cambio effettuato da Maragliulo, Turchi al posto di Ferrari che l'ha presa malissimo e lo ha dimostrato platealmente, ma Turchi non riesce a segnare. Qui Cragno va vicino ad un errore clamoroso, una papera sventata in extremis sulla linea di porta, ma non c'è più tempo, perde la terza partita consecutiva la Virtus Lanciano contro l'altra Virtus del campionato, ovvero la Virtus Entella, che continua a inseguire il sogno playoff, sogno playoff che resta tale anche per il Pescara, che si è rilanciato e dopo la vittoria sul Como ieri c'è stata l'impresa dei ragazzi di Massimo Oddo nonostante le tante assenze, la vittoria 3-1 al Partenio Lombardi di Avellino. Vediamo. Un delfino commovente spugna con pieno merito per 3-1 il Partenio Lombardi di Avellino, facendo un sol boccone dei lupi d'Irpinia e scrivendo una pagina importante di un campionato che vede nuovamente protagonista la Oddo Band dopo qualche boccone amaro di troppo. In terra campana si è rivisto il vero Pescara, che in una serata di grande emergenza è riuscito a dimostrare di poter far bene anche senza 8 titolari e ora sotto con il Cesena venerdì prossimo in uno stadio adriatico che si spera caldo come la squadra davvero merita. Al Partenio si presenta un Pescara Baby con 3,97 in difesa e Ventola all'esordio assoluto, il giocatore della primavera sarà uno dei migliori in campo. In totale sono 8 come detto gli assenti, un vero e proprio record. Si comincia davanti a 5.000 spettatori e con il settore ospiti chiuso. In campo l'avvio vede un canovaccio forse imprevisto, con i biancazzurri a fare la partita e l'Avellino a subire la verve di Memusciai e soci. Nel finale di tempo le cose migliori e con il Pescara che ha un cuore grande così e che al 34esimo trova il meritato vantaggio grazie ad un gran gol di Gianluca Caprari che supera Frattali realizzando così la sua 11esima rete stagionale. Gli ospiti ci credono e al 38esimo arriva il raddoppio ancora di Gianluca Caprari che segna in posizione regolare con l'annullamento per fuorigioco inesistente da parte del primo assistente Tolfo di Pordenone. Una beffa atroce per una squadra, quella abruzzese, che continua ad attaccare riuscendo così a chiudere comunque il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa si riparte nell'Avellino con una novità e con Sbaffo in campo al posto di Visconti. La squadra di casa è più offensiva e al quinto trova il pareggio con Castaldo grazie ad un tiro violento che non lascia scampo ad Aresti. Al settimo minuto ancora Irpini pericolosi con il pallone che attraversa l'area piccola facendo correre un brivido agli abruzzesi. Al 12esimo Verre ci prova dai 20 metri per il Pescara con Frattali che riesce comunque a bloccare in due tempi. Ma in agguato c'è Gianluca Lapadula, sempre lui che di testa si inventa il 2-1 riportando il Pescara meritatamente in vantaggio. Per il bomber biancazzurro i gol in stagione diventano 21, così come lo scorso anno in casa teramana. Il Delfino c'è e si fa valere anche se al 22esimo D'Angelo trova il miracolo di Aresti che poi si ripete al 25esimo salvando su colpo di testa di Mokulu. Oddo corre ai ripari mandando in campo Acosta e Mitrizza al posto di Caprari e Pasquato ed è proprio il giocatore romeno a mettere in rete al 31esimo per il 3-1 facendo esplodere la gioia della panchina biancazzurra e dei suoi compagni in campo. Aresti e soci festeggiano un gol importante anche perché l'estremo biancazzurro in serata di grazia al 37esimo salva ancora su conclusione insidiosa di Sbaffo. I biancazzurri non stanno però certo a guardare e al 39esimo c'è la risposta con un tiro di Memusciai e con Frattali che salva in calcio d'angolo. Il finale vede il prevedibile forcing avellinese che si concretizza solo con un palo esterno dell'ex lancianese Paghera al 45esimo prima del tripudio. I ragazzi di Massimo Oddo che possono festeggiare almeno per qualche ora il ritrovato terzo posto. Il Pescara è tornato.
E in Lega Pro si è appena chiusa la partita tra Siena e Teramo ed è finita con un pirotecnico 3-3, con una grande rimonta del Teramo di Vivarini che era sotto di 3 gol. Vediamo le 6 reti della partita dell'Artemio Franchi. Qui siamo nel primo tempo, dopo neanche un quarto d'ora il tiro di La Vista e l'errore di Narduzzo che a sorpresa è stato preferito a Tonti, che ultimamente non stava parando bene, ma qui Narduzzo non ha fatto sicuramente meglio con la sua complicità. La Vista già in gol nella partita d'andata vinta dal Teramo 2-1, dunque La Vista ha portato in vantaggio il Siena. Al 33esimo il raddoppio della squadra di casa con un colpo di testa di De Feo, certo non la specialità della casa, difesa immobile su questa azione d'angolo e sempre su palla inattiva c'è l'inserimento sul secondo palo di Celiento, ancora difesa immobile, in particolare Cecchini perde Celiento che a pochi passi dalla linea di porta spinge in rete questo traversone. Sembra una gara segnata, invece nella ripresa c'è la grandissima rimonta del Teramo. Al 52esimo corner di Paolo Antonio e colpo di testa all'altezza del primo palo di Stefano Moreo che apre così la rimonta del Teramo, che poi però si concretizza nei minuti finali con una doppietta di Michel Cruciani. Qui siamo al gol del 3-2, cross di Cecchini corretto, poi arriva di Paolo Antonio in spaccata, Cruciani ci arriva, non ce l'aveva fatta davanti a lui Moreo, ci riesce Cruciani che corregge in porta il tiro cross di Paolo Antonio. Qui siamo all'86esimo, ma poi al primo minuto di recupero arriva il pareggio sugli sviluppi di un'azione d'angolo, la palla che esce fuori, Cruciani al volo, gran sventola di destro, gol bellissimo per l'ex giocatore di Casertana e Benevento. Arriva il gol dunque di Cruciani. Qui rivediamo la conclusione al volo, anzi non è di Cruciani, bensì di Palma, pardon, il gol di Palma al 91esimo e dunque finisce 3-3 per la insomma la squadra di Vivarini che conquista un punto che non fa classifica, ma non è bello perdere in maniera netta in trasferta e il secondo tempo ha sicuramente rinfrancato la squadra biancorossa. Siamo giunti alla fine di questa seconda edizione del TG6, l'appuntamento è per questa sera con la terza e ultima edizione, quella delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.